Napoli, la Santa Padania, a Rubene che nasce, lo 1900, o vada terna, che adesso chiudo sempre in dei primi, di buonissimo umore fece dare a me a se stesso, fece chiamare a San Pietro e ricette pieni. Siete stamattina una bella giornata, e l'aria è fina fina, voglia fare una scappata a terra, che te la fai? Dice San Pietro, Santa Napolitana in paradiso capo guarda fortuna. Lei chiede il padrone, volete vedere la terra? E fate pure, però, e dice, francamente, la terra è un po' affliggente, va messa in discussione. Ma che dici? Su, vestiti, scendiamo, dove ci fermeremo? Dove andiamo? Napoli? Che? Ti pare? E che signore? Se dici di Napoli, è comune. E senza perdere tempo, là con là, San Pietro se lo aspetta con il po', un pantalone inglese a quadri piedi, non ci lego un po' forte né in cocò, tutto piselli verdi in campo blu, cappella a tuffo, cravatta a rabà, scicco stipendio di colore da te, e un piccolo quattrone di qua. Sto bene, elegantone, andiamo dopo, iniziamo, guarda come si riguarda, e in un batter d'occhio, eccoli a Napoli, in mezzo piazza, basta. O paterna putai l'occhio attorno, scaldai l'uprano, è proprio come un semplice mortale, ma però con accento forastiero, dice, sai caro, ma non è mica male questa vostra città. Mi fa piacere assai di rivederla, ci mancavo dal secolo passato, ma proprio a volto molto migliorato. La statua qui davanti, cosa è? La Ligerio? No, dice San Pietro, questo è Dante, grand'uomo. E questa sulla mano destra è la famosa chiesa di San Michele. Quello è il liceo Vittorio Emanuele, più sopra c'è il museo. Questo l'inventa il caffè di Diodati. Ci volesse massacrare 10